Mi hai fatto davvero arrabbiare. Hai mai pronunciato questa frase? Ciao, buongiorno, mi chiamo Fabiana Pozzi, nel lavoro mi definisco una creatrice di leggerezza e sono una counselor, una spiritual coach, una floriterapeuta e mi sto diplomando per diventare naturopata. Indovina di che cosa ti parlerò nel video di oggi? Ebbene sì, lei è la protagonista, la rabbia. E quindi partiamo dal fatto che la rabbia è un'emozione. Ma cosa significa il termine emozione? Te lo sei mai chiesto? L'emozione è una parola che deriva dal latino emovere. Ex muovere, ex fuori, muovere, smuovere. Quindi a qualcosa che smuove fuori. Già? L'etimologia ci aiuta a comprendere un sacco di cose rispetto all'emozione. L'emozione è un movimento di breve durata, perché in realtà alcuni studi dimostrano che l'emozione ha una durata di circa 90 secondi. Quindi arriva, smuove e se ne va abbastanza velocemente. Anzi, direi piuttosto velocemente, soprattutto se le lasciamo fare il suo compito. Quindi l'emozione smuove, ma quali sono le emozioni? Allora, qua mi viene da ricordare, non posso fare a meno di ricordare Inside Out. L'hai visto, vero? Se non l'hai visto, corri subito a guardarlo. È un film cartone animato stupendo sulle emozioni e parla proprio di cinque emozioni: rabbia, paura, tristezza, gioia, disgusto. E noi oggi ci focalizziamo sulla rabbia. Te lo ricordi il quadrotto rosso con il fuoco che gli usciva dalla testa? Beh, certo, la rabbia in effetti ci porta a generare fuoco. Non a caso è identificata con il colore rosso e non a caso appunto il quadrotto di Inside Out buttava fuoco dalla testa quando si arrabbiava. Ebbene, rispetto alla rabbia oggi ti voglio dire due cose. La prima è: mi hai fatto arrabbiare. È una frase che un po' stona e lo sai perché? Perché nessuno ha il potere di farti arrabbiare. Quello che accade è che la rabbia, l'emozione della rabbia, è già che naviga in te e uno stimolo che proviene dall'esterno la attiva per portarla fuori. Questo succede. Ricordati che nessuno ha il potere e la capacità di farti arrabbiare se in primis tu già non hai quello stato che si muove dentro di te. Di fatto, se sei tranquilla e serena, non ti smuoverà nessuno. Quindi nessuno ha questa capacità. Questa è la prima importante cosa. Perché? Perché ti dà la possibilità di riconoscere in te la responsabilità, e cioè l'abilità ad agire di fronte a qualcosa, ok? Quindi, se il tuo intento non è quello di esprimere rabbia, non la esprimerai. Questo è importante, non c'è niente e nessuno che ha il potere di farti arrabbiare. Ci sono situazioni e persone che stimolano un'emozione che è già presente in te. Secondo aspetto importante, la rabbia è un'emozione che nasce dall'invasione di campo, è una conseguenza al fatto che qualcuno invade il tuo territorio senza che tu gliel'abbia permesso. Prova a immaginare cosa succederebbe se una persona, una famiglia, entrasse nel giardino di casa tua, mettesse una tovaglia sul prato e iniziasse a fare un picnic in un giardino di proprietà privata, senza che tu li abbia invitati, senza che tu gli abbia permesso di fare questo. Beh, come minimo, forse ti arrabbieresti, diresti: ma che ci fate voi qui nel mio giardino? Ma chi mai vi ha invitato? Ecco, la rabbia si smuove quando da qualche parte c'è un'invasione di campo, soprattutto quando tu percepisci di essere invaso nel tuo spazio personale. Ecco perché l'antidoto a questa emozione è
il rimettere i confini. Questo è il regalo più grande che ti puoi fare rispetto a questa emozione. Imparare a mettere dei confini, confini che delimitano nuovamente il tuo spazio affinché tu possa proprio passare un messaggio. Quando c'è un confine, teoricamente questo confine potrebbe non essere invaso. E al tempo stesso, l'antidoto all'emozione della rabbia è proprio riattivare la capacità di ridefinire in modo adeguato i tuoi confini. Ok, allora, due importanti stimoli, uno relativo alla responsabilità, e cioè tu sei responsabile delle tue emozioni, quindi abile a rispondere ai tuoi bisogni e alle tue emozioni. Due, la rabbia è un'emozione che ha come antidoto la capacità di ridefinire quelli che sono i tuoi personali confini. Domande, dubbi, perplessità? Io sono qui. Quindi se hai qualche domanda, scrivila qui sotto nei commenti, io sarò felicissima di poterti rispondere e per questa settimana sperimenta uno di questi due stimoli e poi vieni a farmi sapere com'è andata. Ti saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!